Belli. Buongiorno Ioanna. Grazie, pago la prossima settimana. Certo, signora. Buona giornata. Arrivederci. Cosa, davvero? Non lo sapevo, ti telefono. Eccomi, arrivo. Buongiorno, amore mio. Ciao, tesoro. Allora, oggi ti sei alzata presto. Oh, no. Mi hai tenuto nascosto altri figli? Dici che ho esagerato con la spesa? Senti, non sei un po' agitata? Niente affatto, conosco bene i miei ragazzi. Tu piuttosto dovresti esserlo. Metterò in mostra il mio lato migliore. Perché, ne hai anche un altro? Oh. Salve. Quel ragazzo deve essere noioso oppure antipatico. Test? Su, vai. Ciao. Ciao. Desideri qualcosa da bere? Sì, dell'acqua, grazie. Con o senza? Che cosa? Come che cosa? Sì, con o senza cosa? Le bollicine. Ah, ecco, sì, con, ma senza ghiaccio. E con limone. Te la porto subito. Devo sbrigarmi. Vai in ufficio? Sì. Oh, avvocato, si presenta con una macchia davanti al giudice. Oh, ma non ho più camicie pulite qui da te. Se ti trasferisci in questa casa, risolvi il problema. Pranziamo insieme? Sì. A Luna? Sì. Da Francesco? Certo. Ti amo. Ti amo anch'io. A più tardi. Ciao. Walter. Ciao, Ioanna. Ma che ci fai tu qui? Volevo solo vederti. Ti ho spaventata. Ma che domanda, è ovvio. Scusami. Ti presenti a casa mia all'improvviso, dopo 20 anni, come fossi un fantasma. Posso entrare? Prego. Sei tornato a vivere qui? No, la mia è soltanto una visita. Sono venuto per la casa dei miei genitori. Voglio venderla. È bello vederti. Non credevo ci saremmo rivisti. Come stai? Come stai? Ah. Ho sbagliato un momento? Sì. Sì? Io non so proprio cosa dire. Devo... Devo fare molte cose oggi. Capisco, non dovevo coglierti di sorpresa. Beh, magari nei prossimi giorni possiamo prendere un caffè, se vuoi. Alloggio all'Hotel Wolkenstein. Dai, fatti sentire. Scusa, lo sai, mi farebbe piacere. Ci penserò. A presto. Walter? Sì? Oh.
Già, io. Tu, sempre così travolgente. Sì, ma di solito atterro sul pavimento. Il treno 2730 delle ore 13:55 per San Vincent è partenza da Milano. Il mio treno. E anche il mio. Da quella parte. A Berlino? No, lì ho fatto solamente 2 semestri. Sarà stata un'esperienza interessante. Per quanto mi riguarda, io sono arrivata solo fino a Salisburgo. E questo ha valorizzato molto la città. E che cosa fai quando non servi dell'acqua ai turisti rompiscatole? Ecco. Lasciami indovinare, allora, hai appena terminato l'università e laurea triennale, vero? E adesso ti trovi in quella fase in cui non sai decidere della tua vita. Ti dirò, prima di cimentarmi come cameriera, sono stata una brava guida turistica. Davvero? Mm-hmm. E io sono sempre stato un bravo turista. Sul serio? Sì, e posso prenotarti privatamente. Altro che? Marie! È arrivata mia madre. Ah. Ecco, io speravo che tardasse, invece oggi è stranamente puntuale. Allora... Ti saluto. Ciao. Marie, se vuoi chiamarmi... Ciao, ci sentiamo. Lo spero. Ciao. Ben arrivata. Mamma! Ciao, tesoro mio. Com'è andato il viaggio? Troppo corto. Ti riferisci a lui? Mm-hmm. Allora hai fatto bene a tornare a casa. Staremo a vedere. No, non ancora. Le sto aspettando. Ah, sì, anch'io. Certo, mi manchi. Davvero. E io? Ehi, ciao! Eccoti qua! Scusa, ti richiama dopo! Wow! E Catherine, l'hai lasciata a casa? No, doveva lavorare. Ma... Che peccato! Scusa, mamma, che fine ha fatto la mia camera? Non c'è più, adesso è diventata una bella dispensa. Come sarebbe? Ma... Se cerchi i tuoi giochi, tesoro mio, puoi trovarli in cantina. E dove vado a dormire? Nella stanza degli ospiti. E da quando c'è una stanza degli ospiti? Da quando ve ne siete andati. Quindi dovrei dormire con lei? Non se ne parla affatto. Smettetela di brontolare, da bambini dormivate insieme. Mamma, avevo 4 anni. Tu avevi delle gambette corte ed eri pelata. Basta, voglio sentire le novità. Senti, non le hai ancora detto niente. Che cosa aspetti a farlo? C'è tempo. Credo di aver messo troppo sale. Questa salsa l'ho trovata davvero fantastica. E il resto no? Certo, tutta la cena era deliziosa, veramente. Allora, racconta il tuo caso più eclatante. Difficile da dire. Io non ho tanto a che fare con la grossa criminalità, essendo un avvocato del lavoro. Comunque, vi racconterò il mio caso più incredibile. Ho difeso una donna che per 1,60 euro, che si supponeva avesse preso dalla cassa, aveva perso il posto. Davvero? Pazzesco. Esatto, sono d'accordo con te. E con il risarcimento che sono riuscito a farle ottenere, ha aperto una panetteria tutta sua. Dovremmo chiamarti il Robin Hood di Salisburgo. A Robin Hood. Mi ringrazio, mi piace. Cin cin. Salute. Posso? Sì, grazie. Sparicchio. Certo, con questi casi uno non ci può vivere, ma adesso avrò il pane gratis per tutta la vita. A parte il pane,
Cosa abbiamo come dolce? Prego. Sì. Allora, come lo trovate? Veramente simpatico. Niente male. Me l'avevo detto, sì, ragazzi. Posso sapere cosa ha deciso il consiglio di famiglia? Approvato all'unanimità. No, non ci credo. Giuro. Mi risparmierò la torta al cioccolato. Era un tentativo di corruzione. No, adesso la prendo, la prendo io. No, lasciala stare, Max. Tagliala tu. Sono contenta che la mamma abbia trovato un compagno. Non si sta bene da soli. Vero. Tu non lo sei mai stato. Hai trovato Nicola e hai lasciato Katrin. Comunque so anch'io che non è affatto piacevole. Senti, sei davvero innamorato di lui? Intendo dire, è una cosa seria? Sì. Ma com'è successo all'improvviso? È successo. Un sentimento che con Katrin non ho mai provato. Mi rendo conto che sia difficile dirlo alla mamma. Tra l'altro anch'io oggi ho conosciuto qualcuno. Davvero? Mm-hmm. Racconta. Buongiorno, mi può passare la camera del professor Kern, per favore? La ringrazio molto. Ho un incarico per una ricerca a Boston. Virginia Woolf. Virginia Woolf? A te è sempre piaciuta? E finalmente ora posso tenere le lezioni che voglio. È gratificante. Posso remare? Certo. Oh. Sai che ti stanno bene i capelli bianchi? Grazie. Non sei cambiato per niente. Oh sì che lo sono, adesso vado in palestra. Non ci credo, tu. Hai sempre detto che lo sport fa male. Lo dico ancora, ma la mia schiena ne ha bisogno. Tu sei veramente uno splendore, ancora più bella di prima. Perché non ti sei mai fatto sentire? Ho rispettato la tua decisione, anche se mi è stato difficile. Un addio sofferto. Già. Che ne è di Rolf? Aveva una relazione e io purtroppo non lo sapevo. Ironia del destino. Mi dispiace. Non è il caso. Mi ci è voluto molto per comprendere che non avevamo un futuro. Purtroppo uno deve sbatterci il naso. E adesso? C'è un uomo con cui riesci a immaginare un futuro? Sì. Sono contento. Ho sentito dire che ti sei sposato, che hai un figlio. Sposato non lo sono più, un figlio sì. È qui anche lui. Vuole conoscere il paese di suo padre. Ma immagino che ci sia anche una donna che... Che mi prepara il dolce di Salisburgo? Ad esempio. In grado di farmi ridere, piangere. Oppure che all'università, dopo una piacevole pausa pranzo... No, vivo da solo. Mi dispiace. Così ho meno delusioni. Già. L'accertamento della paternità. Test DNA. Salve. No. Avvocato. Oh, mi hai fatto prendere un colpo. Questi sono i progetti per il mio studio legale. Mm-mm. Ma è già ora della pausa pranzo? Sì. E dobbiamo fare in fretta. Tra mezz'ora inizia la mia udienza. Bene. Allora, tavola calda. Certo. Oggi niente Francesco.
torno subito. Ciao Nicola, sono Marie. Credo che Max abbia bisogno di te. Ehi, che stai facendo? Che cosa hai scritto? Avresti dovuto studiare anche l'italiano, è la lingua più bella. Traduci, per favore. Io solo ho fatto sapere che adesso andiamo a nuotare. Sei sicura? Mi sembra ci sia scritto di più. Lo sai come sono gli italiani. Hanno sempre bisogno di più parole. Ehi! Ti saluto. A più tardi. A dopo, tesoro. Ciao. Ciao. Johanna! Ciao! Buongiorno! Sai, è molto cambiata l'università. E non solo quella. Sei andato a trovare i tuoi vecchi colleghi. Anche? E a fare qualche ricerca in biblioteca. Delle ricerche su cosa? Ah, Virginia Woolf. No, per un romanzo. Intendo scrivere. Che bello. È sempre stato il tuo grande sogno. Sì, ma a volte è bene smettere di sognare e agire. Devo prendere il bus. No, no, ti accompagno io. No, oh, ma cosa faccio? Sono così nervosa. Ti andrebbe di guidare? Su cosa? Non scriverai di noi due, vero? Sulla vita, l'amore e tutto quello che si trova in mezzo. Ah, attento che non venga fuori un bel mattone. Potrai leggerlo per prima quando sarà finito. No, meglio di no. Purtroppo non sono un'esperta in questo campo. Non lo sei nel campo della vita o dell'amore? Che succede? Fermati! Ah. Qualcosa non va. Ho paura che abbiamo bucato. Guarda. Oh. L'hai mai sostituita una ruota? No. Ma non deve essere difficile. Ci sarà un manuale di istruzioni. Giusto, lo cerco subito. Senti, allora. Quello è lo Schauberg. Lì c'è la posta. Lì dietro c'è la casa di Mozart. Quello è il municipio e qui c'è Mozart. E laggiù c'è il gelato alla vaniglia più buono che esista. Giuro. Il giro turistico è terminato. Wow, è stato veramente molto interessante, grazie. Ho visto un mucchio di cose belle. Sì, certo. È caratteristico di Sankt Gilgen. Vedi tutte quante le attrazioni turistiche camminando. Vuoi che andiamo a prendere qualcosa? Noi fai un foto. Gelato alla vaniglia. Sì, grazie. Prego, sorriso. Ecco, prego. Sì, ciao. Sorriso. Gelato alla vaniglia. Grazie. Grazie, ciao. Nel momento in cui si è riusciti a montare la ruota, abbassare subito il crick e stringere accuratamente i bulloni. Fare attenzione a non dimenticare alcun attrezzo sulla strada. Ah, bene, ce l'ho fatta. Se avessi preso l'autobus, avresti fatto prima. E sarei più pulito. Ho anche appuntamento con l'agente immobiliare.
Dobbiamo sbrigarci. Puoi fare una doccia a casa mia? Così ti risparmi il viaggio in hotel. Ne sei sicura? Sì, assolutamente. E tu sei sicuro di aver fatto un buon lavoro? Altro che. Tieni, è di mio figlio. È di Max? Ti andrà bene di certo. Grazie. E come sta? Bene. Studia a Vienna, matematica e inglese. Vuole insegnare. Vive con la sua fidanzata. Non lo riconosceresti? Quello è lui? Sì. Bella ragazza. Già, bella davvero. Joanna. Klaus. Io credo che prenderò la mia vecchia via di fuga. Spero che sia ancora come l'ho lasciata. Che bisbigli, non abbiamo fatto proprio niente. È un vero peccato. Sì, hai ragione. Ma crederebbe esattamente il contrario. Joanna, sei di sopra? Sì! Fa attenzione. Sì. Fa molta attenzione. Quelli, buttali giù dalla finestra. Oh. Ho avuto un déjà vu. E ti piacerebbe ancora? Sì. Tesoro. Eccomi! Joanna! Sei già qui? Oh, che magnifica sorpresa! Ciao, come mai sei così affannata? Oh, che meraviglia! Erbe aromatiche? Senti come profumano. Mm. Tesoro, com'è andata la tua giornata? Piuttosto tranquilla. E a te è successo qualcosa di eccitante? Sì. No, ecco, volevo dire, no, assolutamente niente. Hai freddo? Ho freddo, sì. Vuoi che chiuda la finestra? Ecco. Oggi porto un po' di esotismo nella tua vita. Mangeremo con le bacchette. Oh, quale emozione. Adesso sto meglio, di nuovo caldo. Riapriamo. Eh sì. Bene, va meglio? Sì. Guarda. Posso usare il tuo dopobarba? Certamente. Grazie. Dove vai? Non te lo dico. Che dici, metto questo? O è meglio qualcosa di più sportivo? Che so, magari jeans e maglietta. È deliziosa. Ti piace? Molto carina. Che programmi avete? Non gliel'ho chiesto. Hai fatto male. Come ho fatto male? Ma dici che ho sbagliato a non chiederglielo? Essere innamorati è proprio faticoso, vero? Che scusa? Stai tirando fuori tutti i vestiti dal guardaroba. Non succede anche a te con Klaus? No, io sono più ordinata. Dov'è il mio scialle? Oh mio Dio, è già qui! Puoi andare tu ad aprire. Sta tranquilla. Salve. Salve, buonasera. Io sono Tom. Lei deve essere la mamma di Marie. Sì, prego, entri pure. Si sta preparando. Ciao, io sono Max. Ciao, io sono... Ti presento Tom. Gradisce qualcosa da bere? No, grazie, non si disturbi. Ma si accomodi. Ciao, Marie, pronta? Eccoci. Sto bene? Ah, oh, sei una meraviglia. Ciao. Allora, andiamo? Sì. Buona serata, divertitevi. Certo, grazie. Senz'altro. Altrettanto. Arrivederci.
che cosa mi sai dire del monte Schaffberg? Ecco, vi cresce un'erba che le pecore amano molto brucare. Mm-hmm. Ed esiste una leggenda. Una notte un pastore con le sue pecore fu trasformato in pietra. Che dramma! Mi stai prendendo in giro, forse? No. Qui è molto bello, davvero. Ma? Ecco, a Berlino c'erano più cose. Ma non ho mai trovato una guida turistica così attraente. Capisco, a te piace l'avventura. Soffri di vertigini, per caso? Figurati. Bella serata. Dovremmo venire più spesso. Il secondo atto ha avuto un piccolo cedimento. Anche tu, però. Io? Ti andrebbe di andare a bere qualcosa? Volentieri. Arrampicata. Sono al loro posto nella scarpiera. Dove vai, tesoro? Oh, mamma, l'avventura. E con te la troverà di certo. C'è. Ciao, Marie. Max, è arrivato Nicola. Nicola. Marie. Ciao. Come stai? Bene, tu? Molto bene. Nicola. Max? Come mai sei qui? L'hai invitato tu. Il messaggio che gli hai inviato non era adesso andiamo a nuotare. Ho pensato che potesse aiutarti a dirlo alla mamma. Invece no. Anch'io sono felice di rivederti. Salve. Buongiorno, io Nicola, sono... Nicola, è un mio amico di Vienna. Piacere, benvenuto. Mi ero dimenticato di dirti che veniva. Volete della limonata? No, no, lo porto a vedere il paese. Qui non ci sei ancora mai stato, vero? Usciamo. Ok. Arrivederci. A più tardi. A più tardi. A dopo. E adesso mettiamoci nei guai. Accidenti, sei arrivato in fretta. Wow, sei incantevole. Molto gentile. Johanna, senti, sì. Mi dispiace, scusami. Negli ultimi giorni sono andato un po' troppo oltre. È chiaro che la tua vita non poteva fermarsi, doveva continuare. Non volevo sconvolgerti. Mi fa piacere che tu sia felice con il tuo nuovo compagno, credimi. Volevo solo che tu lo sapessi. Oh, che sbadata. Lui non è in casa, siamo soli tu e già. Io. Spero che non ti dispiaccia. Prego, accomodati. Io torno immediatamente.
Ti va un'insalata? Certo. Posso aiutarti? Grazie. Dentro ci sono le mele e anche le nocciole. Ma tu non le puoi mangiare. Ti prego, vattene via. Per favore. Non capisco. Esci. Scusami. Allora, è abbastanza avventuroso? Diciamo che piano piano comincia a piacermi. È una cosa che fai spesso, vero? Esatto. E si gode anche di una splendida vista. Già, hai ragione, è davvero fantastica. Sali! Wow, bisogna arrivare in cima. È il luogo perfetto per pensare. Coraggio, in piedi! Il nostro obiettivo è ancora lontano. Aspetta, vieni qui. Che disordinata. Come mai sei qui? Ma come, scusa? Pensavo avessi voglia di vedermi. Certo. E di chi è quella giacca? Quale giacca? Quella dietro la schiena. È di Walter. E chi è? Lo conosco? Walter? No, non credo. È un mio vecchio conoscente. È stato qui questa mattina a colazione. È venuto a prendere un caffè. Un caffè? È tutto a posto, Joanna? Sì, certo, è tutto a posto. Ah, sono felice che tu sia qui. Hai fame, tesoro? E come? Bene. Vado ad aprire. Sì, ti ringrazio. Buongiorno. Oh, buongiorno. Salve. Io mi chiamo Walter Kern. Immagino sia il compagno di Joanna. Esatto. Prima sono stato qui per un bicchiere di vino e ho dimenticato la giacca. Ah, ecco, è la sua. Sì, prego, entri. Piacere di conoscerla, Klaus Richter. Molto lieto. Benvenuto, si accomodi. Joanna, sono di nuovo io. Ciao. Che sciocco, prima ho dimenticato qui la mia giacca. Io vado via, non vi darò altro disturbo. Buon appetito. E vi auguro buona serata. Grazie, sarà senz'altro splendida. Attimo.
Arrivederci. Ciao. Quello era Walter? Sì. Quando l'hai conosciuto? Molto tempo fa. Ma oggi è stato qui parecchio. Che cosa vuoi dire? Ecco, avete bevuto il caffè e anche del vino. Sì, abbiamo bevuto entrambe le cose. Ma voi giuristi dovete sempre puntualizzare su tutto. Salute, avvocato. Amo solo te. Lo so che ti sembrerà un po' sciocco, ma... Ma, dimmi. Si è fatto tardi. Ci vediamo domani? Sì, certo. Ciao. Tua sorella e il suo ragazzo? Il mio zaino. Tieni. Grazie. Ciao. Ciao. Insomma, dovevate arrivare proprio in questo momento, voi due. Sono il tuo fratello maggiore e devo vegliare su di te. Piantala di starmi col fiato sul collo. Alle 3 allo scoglio, ti aspetto con ansia. Baci tua Johanna. Ciao. Ciao ragazzi. Buongiorno. Un bacio. Signora. Un altro. Ciao. Tesoro. Mamma. Buongiorno. Dormito bene? Sì, benissimo. Qui è così tranquillo. E complimenti per la casa. Grazie. È il mio lavoro. Ha arredato anche la casa di Max. Ma solo perché Katrin, la sua ragazza, mi ha chiesto di farlo. Avete trovato qualcosa di più grande? Sì. No, non ancora. Vi siete conosciuti all'università? Sì, no. In una sauna. Facendo sport. Esatto, all'Unisport. Nicola pratica regolarmente sport. Già, proprio come te. Sì, Marie, esatto. Io penso che lo sport faccia male. Ragazzi, vi devo lasciare, sono di fretta stasera. A dopo. Ciao a tutti. Ciao, salve. Allora? Che c'è? Avete visto anche voi che era di fretta? Non sarebbe stato il momento giusto. Prego, signora Gruber. Sì, grazie. Da firmare. Volevi vedermi con urgenza? Non è così semplice. Non ti ho detto tutta la verità. Scommetto che hai una ragazza. No. Io non sono nato in Austria. Sono americano. Più precisamente metà americano e metà austriaco. Quindi ti ho raccontato una mezza verità. Riuscirò a sopravvivere. Ma presto tornerò a Boston. Tra quanto? Una settimana. Ecco, un presto più lontano lo avrei preferito. Marie. Non voglio essere una breve avventura estiva. Pensavo facessi sul serio. Ah.
Ciao. Ciao. State pure comodi, ragazzi. Oh, è arrivato quello che aspettavo da Parigi molto bene. Mamma. Max, per favore, portami un coltello, fai in fretta. Sono così curiosa di vederla. Va. Cosa volevi? Mamma, devo parlarti di Catherine. Dammela tu. Ok. Attento, piano. C'è della carta. Oh, ecco, stupendo. Catherine e io la scorsa settimana ci siamo. Scusami, il telefono. Ma dov'è? Certo, fa pure. È Klaus. Ok. Ciao, Klaus. Indovina un po' che cosa sto guardando in questo momento. Degli splendidi rotoli di tappezzeria. Finalmente sono arrivati, tesoro. Però oggi non ce la faccio a passare da te. Ho un appuntamento in tarda serata. Oh, che peccato. Non sai quanto mi spiace. Mi farò perdonare con delle rose rosse. Ok, ci conto, va bene. A domani. Un bacio. Ciao, a domani. Sono io. Ma sei impazzito? Oh, scusa. Non puoi entrare dalla porta come tutte le persone normali. Johanna, mi dispiace, una vecchia abitudine. Bella, ti do una mano. Eleganza classica e sobrietà moderna. Da Parigi. È per il nuovo ufficio di Klaus. Ah, sì. Comunque devo dire che hai un gusto straordinario. Riguardo a ieri, mi dispiace. Di cosa parli? Lo sai bene. Hai ragione. In realtà sono qui perché ho bisogno di un consiglio. Scusami. Un tuo consiglio professionale. Devo liberare la casa dei miei genitori prima di venderla e ho pensato che forse avresti potuto suggerirmi come disfarmi della roba vecchia. Che tipo di roba vecchia? Ecco, tutto quanto. Sai che i miei avevano la passione per l'antiquariato. E tu vorresti disfarti di quelle cose splendide? I mobili, le porcellane... È difficile che un compratore prenda tutto in blocco. Se hai voglia, potresti venire a vedere se c'è qualche cosa che ti interessa. È meglio di no. Però c'era un vecchio servizio che mi piaceva. Beh, ci sarà. Niente è stato venduto fino ad oggi. C'è senz'altro. Come una volta. È incredibile, hanno conservato tutto. Già, non si sono separati da niente. Ogni pezzo in questa casa ha la sua storia. Mamma mia! Ci sono talmente tanti oggetti e mobili che sarà difficile svuotarla in fretta. Posso aprirla? Ma certo. Ma quello non è il canapè che c'era nel tuo appartamento? Sì, l'ho portato qui prima di partire. Lo vuoi? Lo sai che ha una sua storia. Allora, che c'è? Continuo a chiedermi cosa sarebbe stato di noi se fossimo partiti insieme. Io invece preferisco non pensarci. Sull'aereo ho sperato fino all'ultimo di vederti comparire insieme a tuo figlio. Li ho ancora quei biglietti.
In fondo avresti dovuto pensarci. Max aveva 3 anni e io, capisci, non volevo portarlo via da suo padre. Sì, è vero. Erano altri tempi. E di ieri che cosa mi dici? Ho fatto una sciocchezza. Walter, lo hai detto tu stesso. Le nostre vite non si sono mai fermate. Tra di noi non succederà più niente. Johanna. Johanna. Io non ho mai smesso di amarti. E penso che anche per te sia così. Dobbiamo usare il buon senso. Evitiamo di ripetere lo stesso errore. L'ultima volta che abbiamo usato il buon senso, siamo stati infelici per 22 anni. Quello è stato un errore. Buongiorno, tesoro. Sei sveglia, vero? Johanna. Stavo per uscire. Meno male che ti ho trovata. Ho lasciato da te un fascicolo. Potresti dirmi quale udienza mi sono annotato per oggi? Dovrebbe essere scritto su un foglietto giallo. Non mi è possibile. Come mai parli così piano? Ecco, sono nel bagno. Va bene, posso aspettare. Sì, ma ci vorrà del tempo. Certo, capisco. Senti, allora ti chiamo più tardi. D'accordo, ti ringrazio. A più tardi, bacio. Bacio. Sei rientrata soltanto adesso? Sono terribilmente in ritardo. Dove sei stata tutta la notte? Io te lo racconto più tardi. L'interrogatorio stasera. Anche se mi trasferisco da te, i tuoi figli potranno continuare a dormire nella camera degli ospiti. Perché ti preoccupi di questo? Dovranno sempre avere la sensazione di essere i benvenuti a casa. Ti avviso che insieme a me arriverebbero 200 contenitori di documenti. 200 contenitori? Già, praticamente siamo inseparabili. Quanto pensi che costerebbe un ampliamento? Dove vorresti farlo? Ma è ovvio, a casa tua. Ah, io non so, dovrei prima parlarne con il mio architetto. Già. Certo. Sì, però hai avuto davvero un'ottima idea. Bene, possiamo andare. Sì. Esatto, 301. Marie, stavo venendo da te. Beh, anch'io. Volevo solamente chiederti se quello che hai detto ieri... Avrei dovuto chiarire subito il malinteso, ma ero felice che mi avessi preso per un austriaco. Guarda che non hai l'accento americano, davvero. È per via di mio padre. Attento. Permesso, signori. Deve essere bello crescere imparando 2 lingue. Anche ecco, io sto bene situazione... con te, ma non voglio... che sia solo un'avventura. Tu non sei affatto un'avventura per me. Sei sincero? Certo, e non sarei nemmeno il tipo. Il problema è che io ti trovo perfetta. Oh. Papà,
Tom! Dove sei stato tutta la notte? Mi sono preoccupato. La colazione? Già fatta. Ti presento Marie. Di lei ti ho già parlato. Ah. Buongiorno. Marie, ci siamo già visti da qualche parte? No, non mi pare. Non voglio disturbarvi. Vado a fare una doccia. Dove eravamo? Buongiorno, professor Kern. Marina. È meglio che non mi innamori di te. Ma non è una cosa che puoi decidere. Posso portarvi qualche cosa? Sì, dell'acqua, grazie. Eccomi di ritorno. Che splendide rose. Ho mantenuto la promessa. Grazie mille. Che profumo. Allora, va tutto bene? Sì, sì, tutto a posto. Sono solamente un po' stanca. Tu lavori troppo, tesoro. Ma ho qui qualcosa per te. Roma. Stupendo. Un weekend, solo noi due. È veramente un bel regalo. È da un'eternità che non vado a Roma. Già. Ogni tanto dobbiamo concederci una pausa. Mi scusi. Grazie. Preferirei che fossi cattivo e anche antipatico, e non così bello. Vieni via con me. Dove? Negli Stati Uniti. In fondo potresti fare lì il tuo master. Mio padre è un professore e ti aiuterebbe. Lo dici seriamente o mi vuoi soltanto conquistare? Indovina. Grazie. Prego. È bello qui. Che altro c'è adesso? Ciao! Qui mi conoscono. E allora? Non voglio che mia madre lo venga a sapere da altri. Almeno lo verrebbe a sapere. Glielo dico. Devo solo trovare il momento. Non lo troverai mai, sono sicuro. Anche per me non è stato facile fare coming out. È completamente diverso. Tu non stavi con una ragazza prima. I miei genitori sono vecchio stampo. E allora? Mia madre e Catherine erano così. Pensavano che presto ci saremmo sposati. Le madri sono più comprensive. Riuscirà ad accettarlo. Può essere, ma ora ha troppe cose a cui pensare. Max, adesso basta. Se non vuoi scoprirti, hai soltanto da dirlo. Ma risparmiami tutte queste sciocche Nicola, scuse, ok? Ma che fai adesso? Dove vuoi andare? Io torno a casa. Non voglio farti sentire in imbarazzo. Lasciate un messaggio dopo il segnale acustico. Walter, sono Joanna. Ci vediamo allo scoglio, ok? È fredda! Ma vi battezzano anche nell'acqua ghiacciata! E prima ci partoriscono! È così che ci si tempra in montagna! Allora l'Atlantico ti piacerà! Stai parlando seriamente? Sì, e come? Devi vederlo! È una decisione importante, io non ti conosco! Ma io conosco me!
E ti prometto solennemente che non lo rimpiangerai. A volte nella vita bisogna fare qualcosa di folle. Tu non credi? Vieni! Oh! Mi hai preso la lettera. Beh, se io mi butto nell'acqua fredda, allora devi farlo anche tu. Significa che... Sì! Sì! Vengo con te, ma mi devi aiutare a convincere mia madre. Walter? Walter! Ciao, Johanna! No, non funziona. Ma sei diventato matto! O hai deciso di suicidarti? No, devo capire se sia possibile farlo. Per una delusione d'amore? O stai facendo un esperimento collegato alla tua ricerca? Non potevo credere che Virginia Woolf fosse annegata con l'aiuto delle pietre. È stata una follia. E se non fossi riuscito a tornare a galla? Allora la storia sarebbe stata confermata. Oh, forse avrei fatto meglio a rimanere sott'acqua. Ieri notte è stato un errore. La pensi anche tu così? Direi che la scorsa notte ci ha dimostrato che noi due stiamo bene insieme. Ti prego, non mi guardare così. Smettila, dai. Lascia che ti guardi. Ci amiamo, Johanna. No. È tutto finito. Da tanto tempo. Cosa stai dicendo? E ieri notte? È piaciuto anche a te? Certo che mi è piaciuto. E molto. Ma siamo abbastanza adulti per essere realisti. Secondo te cosa vuol dire essere realisti? Che ora io sto con Klaus. Mamma, ti devo dire una cosa molto importante. Mamma, ascolta, ho delle novità incredibili. Ragazzi. Tom mi ha chiesto di andare in America insieme a lui. Che cosa? Dice che potrei fare là il mio master. Oltretutto, io ho sempre desiderato viaggiare. Le esperienze all'estero sono fondamentali per il curriculum. Sì, naturalmente. Ma andare in America? Io pensavo che Tom fosse di qui. Sì, anch'io. Ma quando mi ha detto la verità, ero già perdutamente innamorata di lui. Se ne andrà e chissà quando lo rivedrò. È successo tutto così in fretta. Non lo conosco per niente. Per questo l'ho invitato a cena qui stasera, insieme a suo padre. Ah. Ti piacerà senz'altro. Ho già fatto lo sformato e anche il dolce. Hai avuto una bella idea. Mamma, potrebbe essere il mio grande amore. Tu al mio posto non faresti lo stesso? Ah, io... Scusa, ma ho proprio bisogno di una doccia. Oh no. Speriamo che non sia così. Sarebbe una tragedia. Marie, senti, ma Tom ti ha presentato il padre? Sì, l'ho visto una sola volta, è un professore. Ma questa sera lo conosceremo meglio. No. Sicuro? Gli chiederemo dell'università che potrei frequentare. Mamma, scusami se non te l'ho chiesto prima. No, sta tranquilla.
Mamma. Mm? Ehi, ti senti bene? Sì, sì, è tutto ok, sì. Allora magari potresti andare a cambiarti, saranno qui da un momento all'altro. Mm-hmm. Eh? Sì, vado a cambiarmi. Bene, abbiamo visite questa sera? Eh? 5 minuti e arrivo, tesoro. Johanna Gruber, buonasera. Mi serve immediatamente il risultato del test di paternità che vi ho portato. È molto, molto urgente. Siamo sicuri che non c'è alcuna possibilità di averlo subito. Grazie. Sono arrivati! Mamma, scendi! Ecco qua, prego. Grazie. Aperitivo fatto da me. Come augurio di una buona serata. Alla salute. Salute. Ciao, Walter. Johanna. Come sarebbe? Voi vi conoscete? Eh già. Tua figlia esce con il figlio del nostro ospite. Scusa, non capisco perché lo scopro solo adesso. Forse perché nemmeno io lo sapevo. Ecco, vi dirò che l'ho capito quando mi sono trovato qui davanti. Un'incredibile coincidenza. Già, sì. Prego, prendete pure posto fuori, per me no, grazie. Oh, che splendidi fiori. Sono per me? Naturalmente. Alla vostra. Ti occupi tu del vino, amore? Il vino, già. Il vino. Mi aiuti a cercare un vaso? Certo. Mi scusi, posso lasciarglielo per cortesia? Sì. Grazie. Quindi Tom è tuo figlio? E tu hai avuto una figlia, perché non me lo hai mai detto? Anche tu non mi hai detto tante cose. La ragazza nella foto accanto a Max era Marie, sì, vero? Sì, certo, proprio lei. Ecco, appunto. Mia figlia insieme a tuo figlio è una follia. Ma perché? A quanto sembra non si può fermare il destino. Dovremmo essere felici, no? No. Scusate, disturbo? Ho stappato la bottiglia, posso essere d'aiuto? È tutto a posto. È davvero incredibile. Incontro un ragazzo americano in Austria e mia madre conosce suo padre. Grazie, deve essere buono. Avete studiato insieme all'università? No, abbiamo soltanto seguito un seminario d'inglese. Ecco perché sei così scarso. Lavoravo oltre a studiare. Già. E immagino vi siate frequentati. Beh, qualche volta fuori dall'università è capitato. Ecco, noi siamo andati... Sì, a vedere qualche spettacolo. Ma soltanto una o due volte. Vero. Quindi tra voi era nato qualcosa? Niente affatto. Ma no. Ero sposata con Rolf. Rolf, ma abbiamo solo degli interessi in comune. Scusa, avevamo degli interessi in comune. Ma questa sera non siamo qui per parlare dei nostri figli? Certo. Salute. 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 Papà, illustra il programma del master all'Università di Boston. Quindi è lei il professore che mia madre ha cercato tempo fa? Ricordo che abbiamo camminato per ore nel campus. Come sei bravo, non dimentichi mai niente. Ma che fine ha fatto Nicola? È tornato a Vienna, per lavoro. Allora tu sei stata in America? Anni fa. Per caso avresti voluto emigrare? Emigrare, Klaus? Oh, che assurdità. Sono andata un po' in vacanza con i bambini. E là ho cercato un vecchio amico. Grazie. Sai, non immaginavo che il campus fosse così grande. Grazie. Ecco la meravigliosa insalata primavera di Marie. Papà, attento, c'è frutta secca. Nocciole? No, no, soltanto mandorle tritate. Le nocciole non le tollero. Neanch'io. Allergia crociata. Non mangio nemmeno le mele. Mi si gonfia subito la gola. So che vuol dire. Per mia fortuna non l'ho ereditata. Sei stato fortunato. Quante volte al ristorante ho rinunciato a prelibatezze per colpa delle mele. Marie,
Lei ha già compiuto 21 anni? Sì. Deve sapere che gli americani non le permettono di bere neanche una birra se non ha superato quell'età. Infatti l'aprile scorso. Aprile? Un altro pezzo? No, grazie. Chiedo scusa, ma dovrei andare in... Vieni. Vedrai, ti piacerà questo. Ma se ci sei. Ecco perché non mi avevi parlato di lei. Sbagli se pensi che sia tua figlia. Eri incinta quando sono partito per l'America. Sì. Per questo non sei venuta con me. Perché allora non mi hai detto niente? Sei davvero sicura che sia Rolf suo padre? Walter, ti prego. Cerca di capire, è curioso il fatto che lei e io abbiamo la stessa allergia. Non avevi bisogno di un bagno? Di un bagno? Sì, della toilette. Ah, sicuro? Sì, sì. Vai. Sì. Eh già, sorellina. Ieri a quest'ora non immaginavi che saresti partita per l'America? Sono sicura che ti mancherò. Oserei dire che è stata una serata rivelatrice. Deve essere un sollievo per te conoscere così bene il padre del ragazzo. Beh, ecco, non ci conosciamo tanto bene. Ciao, buonanotte. Io ho avuto un'altra impressione. Ah, sì? Credi che voglia qualcosa da te? Dai, ti prego. Che cosa potrebbe volere da me? Si è comportato in maniera curiosa, non ti sembra? Come? Ho detto che si è comportato in maniera curiosa. È sempre stato un tipo strano, è tutto nella norma, non ti preoccupare. Tra quanto tempo partono per l'America? 2 giorni. Così hanno detto? Sì, bene, per fortuna. Dammi, finisco io di riordinare, va a dormire. Hai avuto una giornata pesante. Grazie. Buonanotte. Anche a te, a dopo. Marie? Allora, come ti sembra, Tom? È fantastico, sì, vero? Mamma, non ti devi preoccupare. Non vuoi che me ne vada e lo capisco. Marie, io... Io non te l'ho mai detto perché... La famiglia va sempre protetta. Ma tu hai il diritto di conoscere la verità e se avessi saputo che un giorno questa storia... Quale storia? Forse dovrei aspettare il risultato, ma credo sia meglio che te lo dica. Mamma, non sarai per caso ubriaca? No, non ho neanche bevuto. Tom è un ragazzo affascinante. C'è soltanto un problema. È possibile che sia il tuo fratellastro. Ma che dici? Scusa, come può essere? Walter e io, noi due, insomma. Che cosa? Ah, sì. No, non è vero, che stai dicendo? Ascolta. Amore mio, lascia che ti spieghi. No. Io non voglio sentire niente. Tesoro. Marie. Aspetta! Ma dove vuoi andare nel cuore della notte? Non fare sciocchezze! Marie, fermati! Che ti importa dove vado? Mi hai tenuto nascosta la verità per tutto questo tempo! Avrei dovuto spiegartelo prima, ma non volevo ferire i sentimenti di tuo padre. Magari sarebbe bastato essere fedele. Ti prego, non parlarmi di fedeltà. Io per te ci sono sempre stata. Perché tua madre non dovrebbe... provare dei sentimenti? Adesso non parlarmi di sentimenti. Questo non è giusto. Io ho amato Walter. Ma purtroppo sono rimasta con tuo padre. Intendi quello che si ritiene tale? Non si sa. E adesso che cosa dovrei raccontare a Tom? Ci hai già pensato? Sentiamo il risultato del test. E quant'è questa probabilità? 50%, 70% o cosa? Stai rovinando tutto. Marie!
Mi dispiace tanto. Tu non hai alcuna colpa. E se è veramente così, allora rimarremo amici. Potresti comunque venire con me e studiare. Scusa. Scusami, mi dispiace, ti prego, io non so cosa mi stai volevo succedendo. Non potrei mai essere tua amica, capisci? Non è possibile. E non partirò con te. Maria, aspetta. Addormentato con gli occhiali. Ti stavo aspettando. Che cosa è successo? Ho avuto una discussione con Marie. Per l'America? Io... A me non sembra che quella sia una buona idea, ecco. Ioanna, è più che normale che tu sia preoccupata. Marie lo capirà prima o poi. Lo credi davvero? Oh, sì. È bello che tu ci sia. Qualche altra sorellastra in giro? Che cosa? Vorrei saperlo. Nel caso andassi a Washington o a Los Angeles e mi innamorassi. Da quanto ne so, ho insegnato anche lì. Ma per chi mi hai preso? Vuoi davvero saperlo? Per un irresponsabile. Basta, sta attento come parli. È la verità. La mamma, a quanto pare, non è la prima che hai piantato in asso. Ti sbagli, io non l'ho lasciata. Tra tua madre e me non funzionava. E a un certo punto la cosa è stata chiara. Ma non vi ho fatto mai mancare nulla. Io di Marie non sapevo niente, credimi. La tua carriera è sempre stata più importante. Non ti sei mai accorto di quello che succedeva intorno a te. Ioanna! Potrei essere il padre di Marie, non è vero? Perché non me l'hai mai detto? Ho fatto eseguire il test di paternità, ora aspettiamo il risultato. Inutile discuterne adesso. Parliamo di noi due, allora. Ioanna, di te e di me. Perché eri venuta in America? Una semplice vacanza. Nient'altro. Non ti credo, volevi venire da me. Perché non mi hai cercato? L'ho fatto e ti ho visto. Sono stata al campus. C'era Tom con te. Insieme a voi c'era anche tua moglie. Che cosa? A quel tempo eravamo già separati. Ioanna, se ti fossi fatta vedere. Il destino ha deciso così. Se allora eri pronta a lasciarti tutto alle spalle, non capisco perché tu non lo possa fare adesso. Perché a quel tempo la mia vita era andata in mille pezzi. E con fatica e difficoltà sono riuscita a ricostruirne una nuova e finalmente vivo come ho sempre desiderato. Ho la mia casa, la mia famiglia, i miei clienti e il mio lavoro. Marie potrebbe essere mia figlia, riflettici soltanto un attimo. Questo non cambierebbe tutto? Ti chiedo di pensarci. E che cosa cambierebbe, Walter? Tu rinunceresti al tuo lavoro di ricerca in America se lei fosse tua figlia? La sola cosa che può cambiare è che i nostri ragazzi non potrebbero restare insieme. Tu hai la tua vita, io ho la mia, e nel mezzo c'è quel maledetto oceano che ci divide. Questo significa che rimani con Klaus perché è dalla parte giusta dell'oceano? Rimango con lui perché è una persona fidata e usa la testa. Sì, però tu non lo ami, Ioanna! Tu non lo ami! Questa è un'idea tua!
Io voglio che tu sia felice, nient'altro. Ma esci dalla mia vita! Aspettami! Tu devi sparire! Johanna! Va via! Tu non lo ami! Vattene! Mamma. Ciao, non ti avevo visto. Cosa è successo ieri con Marie? Oh. Avete litigato? Litigato. Mamma, ho bisogno di parlarti. Dimmi. Io e Catherine ci siamo lasciati. Oh, come mi dispiace. Perché io sono gay. Questo vuol dire... Ecco, insomma, questo vuol dire che Nicola è il tuo ragazzo. La trovi una cosa orribile? No, niente affatto. Tesoro, io ti voglio bene. Ma... Avevi paura di dirmelo? Sì, a te Catherine piaceva tanto. Sì, ma vedi, non è importante chi piace a me, è importante chi piace a te. E Nicola è un ragazzo molto carino. Hai sempre desiderato dei nipoti. Perché non dovresti avere dei bambini? Ma ti dico una cosa, educarli è veramente difficile. Mamma. Va tutto bene, sta tranquillo. Buongiorno. Buongiorno, signora Gruber. Una lettera per lei. Oh, grazie. Le auguro buona giornata. Altrettanto. Tuo padre. Mamma, scusa, non ti volevo finire, sono stata cattiva. È colpa mia, ho sbagliato. Mi dispiace tanto, avrei potuto risparmiartelo. Walter non è tuo padre. Non è meraviglioso qui? Vuoi proprio andartene? Credi che non debba partire con Tom? Ma certo, devi partire con lui. Il fatto è che per me non è facile lasciarti andare. Certo, lo immagino. Non è facile neanche per me. Sei rimasta delusa che non sia Walter mio padre? No, anzi, è la soluzione ideale per tutti quanti. Sì, certamente. Le decisioni impulsive sono sempre le migliori. Ascolta i tuoi sentimenti. In fondo anche tu allora eri giovane, però non sei partita. Non ero solo. Avevo te e tuo fratello. Sì, ma il padre di Tom, tu lo amavi. Corri, va a dirlo al tuo ragazzo. Allora si parte per l'America. Io devo fare i bagagli. Devo occuparmi del visto, del biglietto. Mi serve qualcosa di particolare. Anche là piove così tanto. Sta tranquilla, sorellina. Attento, non si scherza su queste cose. Mm.
papà, ti chiedo scusa per le cose che ho detto. Avevi ragione. Per me la carriera purtroppo è sempre stata una priorità. Hai avuto grandi risultati. I tuoi studenti ti ammirano. E anch'io. Grazie. Ho appuntamento con l'agente immobiliare per la vendita della casa. Ci troviamo alla stazione, va bene? Il treno per Vienna parte alle 10:26, te lo ricordi? Guarda che non sono ancora rimbambito. A che ora parte? Niente può sostituire una conversazione, ma per i casi di emergenza lasciate un messaggio dopo il segnale acustico. Walter, sono Johanna, io mi volevo scusare con te, perché sono stata molto dura. Ti auguro buon volo e una vita felice. Salisburgo, Boston. Mamma! Dobbiamo andare! È tardi! È ora di salutarci, amore. L'aereo parte, non aspetta. Vi avrei accompagnati volentieri alla stazione. Non fa niente, anzi meglio, mi sarei messo a piangere. Ti chiamo appena arrivo, d'accordo? Dobbiamo sbrigarci. Prenditi cura della mia bambina, eh? Sì, lo prometto. In bocca al lupo, Maria. Divertitevi a Roma. La saluto. Ti voglio bene. Mi mancherai. Ciao, amore. Forza. Si parte per Roma. Giornale radio, ultime notizie. Non posso venire a Roma. A causa di Walter, vero? Ho fatto l'amore con lui. Allora oppure adesso? Allora. E anche adesso. Avrei dovuto dirtelo. Ne sei innamorata? Ho sperato tanto che tra noi due funzionasse. Funzionasse? Johanna, funzionare non è sufficiente. Mi dispiace. Partenza dal binario 1, treno per Vienna dalle ore 10:26.
papà, sali. Walter. Speravo che saresti venuta da me. So che tieni al tuo lavoro di ricerca in America, ma se vuoi scrivere un romanzo, ecco, perché non farlo qui? Già. Gli studenti di Salisburgo saranno felici di ascoltarti. Virginia Woolf ha scritto un'infinità di romanzi. Solo parlando della signora Dalloway potresti riempire le aule per anni. Senti, io non so cosa hai in mente di fare, se scriverai o insegnerai mi è indifferente. Ma non ripeterò lo stesso sbaglio due volte. Non ti lascerò più andare via. Io ti amo. E io amo te. Sei stata molto convincente, non occorre che tu dica altro. La prossima settimana inizio veramente a liberare la casa. Ma il canapè rimane. Puoi starne certa.